Buonasera da Marco De Luca e benvenuti al TG Nord. Apriamo l'edizione di oggi proponendovi un'intervista al segretario nazionale della Lega Lombarda Matteo Salvini in occasione della presentazione della proposta di legge regionale per la tutela dei genitori separati, divorziati e dei loro figli. Vediamo. È stato presentato oggi in Regione Lombardia un progetto di legge per l'attuazione di interventi e misure a favore dei genitori separati con figli minori, con una particolare attenzione alle situazioni di fragilità. Un aiuto concreto per quanto riguarda alloggi e finanziamenti che rendono possibile il ruolo di genitore anche chi si ritrova fuori dalla coppia, senza soldi e senza più la casa. Un progetto di legge assolutamente innovativo, ce ne parla il segretario nazionale della Lega Lombarda, Matteo Salvini. 1 milione di persone separate e divorziate in Lombardia, era una promessa della Lega in campagna elettorale, diventa una realtà. Già stanziato il 1 milione di euro che sarà a disposizione già entro l'estate per genitori, mamme o papà in difficoltà economica dopo la separazione e il divorzio. Vogliamo dare una mano a chi si separa per avere una casa, per avere un contributo, per non perdere il lavoro, per non perdere dignità e soprattutto per non perdere il rapporto con i figli. Quindi mi piacerebbe che la Regione Lombardia guidata da Roberto Maroni fosse la più avanzata d'Italia per le tutele e per i contributi concreti ai genitori separati e divorziati. Sui documenti che ci avete consegnato ci sono due particolari. Il primo, si parla di situazione di disagio economico, volevo chiederle in che cosa consiste economicamente questo limite che voi ponete. E la successiva domanda è legata ai 5 anni di residenza in Lombardia per poter accedere a questo servizio. Da dove arriva questo numero? Ma visto che i soldi non ci sono per tutti, quando diciamo prima il nord, diciamo prima chi vive e lavora qua. Quindi chi risiede qua da almeno 5 anni avrà diritto a questi contributi. Chi è arrivato l'altro ieri si mette in lista d'attesa. Condizioni di disagio economico significa che chi dopo la separazione e il divorzio perde la casa e magari deve tornare dai genitori, non ha i soldi per l'affitto o dorme in macchina, in base alla sua dichiarazione dei redditi, verrà primo in graduatoria rispetto ad altri. Ripeto, con 1 milione di euro aiuti alcune centinaia di persone, non sicuramente 1 milione di persone, però saremo i primi in Italia a farlo e spero che sia solo l'inizio. Un'altra domanda, Matteo Salvini, le donne del PDL sostengono Marina Berlusconi perché si candidi alle prossime elezioni a correre contro Renzi. La Lega cosa ne pensa? Ma la Lega pensa all'oggi, non al dopodomani. Siamo impegnati a fare opposizione a un governo balordo, a un governo che non decide se mai rinvia. Hanno rinviato l'IMU, hanno rinviato la TARES, forse rinviano di 2 mesi l'IVA, però se non paghi le spese condominiali e le rimandi al mese successivo, il mese dopo la bolletta continua ad arrivarti, quindi prima di pensare allo scontro Marina Berlusconi-Renzi, che onestamente non mi entusiasma e che magari spero vedo la Lega non partecipare e impegnata in un processo di indipendenza del nord, quindi Marina Berlusconi e Renzi si contendano quel che resta dell'Italia, noi proviamo ad andare a nord. Detto questo, mi preoccupa un governo che non sceglie e che sta ammazzando il paese. La legge per quanto riguarda i supermercati, per bloccare la costruzione di nuovi supermercati, ha trovato sia opposizione che maggioranza unita. Anche in questo caso ci sarà un'unione tra maggioranza e opposizione? Spero. La giunta guidata da Maroni non guarda la destra e la sinistra. Anche sul progetto di legge per i genitori separati so che da sinistra ci sono sensibilità interessate e interessanti. Se riusciamo in pochi mesi a votare l'unanimità a questa legge è un bene per tutti, così come lo stop ai centri commerciali. C'è qualche grande proprietario che ho letto non è soddisfatto di questa moratoria, anche in questo caso la Regione Lombardia è la prima. Io preferisco difendere il commerciante che si sta arrampicando sugli specchi per pagare le tasse piuttosto che il mega centro commerciale che ha devastato la nostra Lombardia negli scorsi anni. Tornando alle dinamiche di governo, voi cosa pensate e lei cosa pensa dell'ineleggibilità di Berlusconi? Una cazzata. Gli avversari politici si combattono con le idee, non con dei processi farsa che costano milioni di euro o con leggine contro Tizio, contro Caio. Se Berlusconi, io non sono un berlusconiano, detto questo 7 anni di condanna per presunte prestazioni sessuali senza una vittima mi sembra veramente da paese da quarto mondo, e quindi se la sinistra vuole combattere Berlusconi lo sconfiga in cabina elettorale, non grazie al Tribunale di Milano. C'è la possibilità che vediamo qualcuno dei vostri alla protesta silenziosa di oggi pomeriggio? No, i nostri protestano perché chiudono le aziende al nord. Siamo sempre meno interessati a quello che succede a Roma, che ci sembra sempre più lontana, e stiamo preparando un autunno che vedrà Lombardia, Piemonte e Veneto guardare a nord e non al Nord Africa. Quindi auguri a chi protesterà, può avere il mio sostegno, ma sono impegnato in altro, onestamente.